Commissario, oggi si avvia un percorso per la costruzione definitiva del piano strategico. Che cosa si aspetta lei che opera concretamente sul territorio da questo progetto? Mi aspetto, come tutti, credo, dei risultati concreti. Per il comune che gestisco in questo momento, il comune di San Gennaro Vesuviano, mi aspetto in primo luogo che il servizio venga garantito perlomeno nel rispetto degli orari che allo stato attuale sono assolutamente tendenziali e ipotetici. Già il poter recuperare efficienza nel sistema delineato nel percorso attuale sarebbe già un grande risultato. Ecco, ma se lei dovesse indicare ai cittadini concretamente uno o due opere che potrebbero essere realizzate grazie ai fondi della città metropolitana, cosa indicherebbe? Io adesso non conosco i termini, si vedrà da quello che anche il sindaco De Magistris ci riferirà. Sicuramente i sogni e i progetti sono molti. Avere la possibilità per una città come una cittadina strategica anche dal punto di vista territoriale, qual è San Gennaro Vesuviano, di collegamento con le altre realtà della città metropolitana più efficiente sarebbe un sogno. In primo luogo avere con Napoli un collegamento diretto, cosa che attualmente è impossibile. Quindi io stessa sono costretta ad operare con mezzi personali o attraverso il comune. Non ho la possibilità di raggiungere il comune che noi sappiamo anche nella logica di tipo strategico emergenziale costituisce invece uno snodo fondamentale. Le vie di fuga che eventualmente dovrebbero essere anche ipotizzate passano per San Gennaro Vesuviano, quindi San Gennaro dovrebbe essere sicuramente valorizzata anche dal punto di vista del trasporto pubblico su gomma.